Tecnici del lancio, eccoci qua. Siamo live finalmente da 000, vuol dire che siamo andati in diretta. Questa sera c'è con noi la dottoressa Claudia Tubaro, e alle quali devo le mie scuse per non avermi ricordato che anche lei è Umbra Doc, per cui copre meravigliosamente la regione che, se non ricordo male, viene definita polmone verde d'Italia, per Esatto. cui qui conoscerete la seconda Umbra che seconda per ordine di presentazione, certamente non per importanza, perché per me sono tutte ugualmente importanti. E quindi questa sera la dottoressa Tubaro ci racconterà ovviamente chi è, che cosa fa nella vita, la sua storia professionale e i suoi punti di forza, per cui là ti lascio la parola, Claudio, se mi concedi di darti del tu, e così Assolutamente sì. raccontarci tutto quello che vuoi. Allora, ciao Paolo, intanto buonasera a tutti. Guarda, sei assolutamente scusato, ci mancherebbe altro, anche perché insomma cominciamo per fortuna a essere in tanti, diciamo così, di professionisti, quindi avere la memoria proprio di tutti i luoghi non è facile, per cui ti scuso assolutamente. Poi in realtà devo dire che l'altra mia collega Umbra, che ha fatto la diretta qualche giorno fa, Laura Gatti, è una mia veramente cara amica con la quale ci sentiamo e ci confrontiamo spesso, per cui assolutamente nessun problema. Allora mi presento, appunto sono Claudia Tubaro e sono una biologa nutrizionista, come la maggior parte vedo di quelli che dei professionisti del metodo. E allora lavoro in Umbria, diciamo la mia base precisamente a Foligno, poi ho anche uno studio a Bettona in un poliambulatorio, che è sempre un piccolo paese dell'Umbria, però leggermente più, come dire, diciamo un po' più vicino a Perugia. E poi faccio studio anche a Cassino, che invece è in provincia di Frosinone, quindi siamo nel Lazio, perché in realtà io sono originaria di lì, cioè i miei genitori, la mia Quindi anche famiglia tu sei ancora una lì. ciociara alla fine. In realtà sì, una ciociara, ormai umbra d'adozione perché sono venuta a studiare a Perugia all'università e poi sono rimasta sempre qui praticamente, quindi ormai sono forse un po' più umbra che ciociara, però sì, le mie origini sono lì. E quindi ho mantenuto, ecco, anche la possibilità di lavorare lì a Cassino, dove appunto faccio studio, vado lì periodicamente. Allora, io in realtà, diciamo, mi occupo di nutrizione da, diciamo, relativamente poco tempo, nel senso che saranno 7-8 anni, perché prima avevo iniziato, insomma, il mio percorso come ricercatrice, perché lavoravo all'università, quindi mi ero data, no, alla ricerca, dottorato di ricerca. Ho sempre avuto, no, l'interesse per studiare, però sono arrivata a un certo punto in cui c'era qualcosa che mi mancava, no? E probabilmente il tassello che mi mancava era, diciamo, il contatto con le persone e provare ad applicare, no, quello che poi in realtà sono i frutti della ricerca scientifica alla salute, alle persone, quindi ai casi, diciamo, concreti. Per cui, insomma, c'è stato un momento in cui ho cambiato completamente rotta e ho iniziato a lavorare come nutrizionista e devo dire che ho scoperto un mondo che mi ha da subito proprio appassionato e veramente non ho smesso da allora di formarmi, di seguire corsi, eccetera. Con l'occhio, devo dire, sempre di riguardo a ciò che, come dire, mi permettesse di fare sempre, no, quel salto in più, diciamo così, di alzare sempre un po' l'asticella. Quindi non mi sono mai accontentata in realtà della, come dire, la formazione così, tanto per fare una dieta, diciamo, ma mi ha sempre appassionato il concetto di guardare alla salute della persona, quindi a guardare l'individuo nel suo insieme. E quindi anche il mio approccio al metodo Apollo è nato un po' così in realtà, non per esperienza personale o necessità, insomma, personali, ma perché appunto ho cominciato a studiare avendo avuto una formazione appunto anche da ricercatrice, no? Uno studia sempre, si aggiorna, ho cominciato a studiare e sono capitata nel gruppo, nel metodo Apollo. Quindi ho iniziato così a studiarmelo un po' da sola e a un certo punto, proprio in realtà all'inizio del mio percorso lavorativo, Avventura Apollo. sì, in realtà ancora ero in fase così conoscitiva, mi è capitato un paziente appunto con psoriasi
E quindi lì diciamo che ho, no, è stato un po' lo spunto, diciamo, così, l'input per cercare di approfondire meglio questo tipo di approccio. Per cui poi vi ho un po', come dire, tampinato nella speranza che faceste un corso per professionisti a cui potessi partecipare, perché appunto quando l'ho scoperto, forse il primo corso l'avete già fatto, adesso non ricordo bene. E quindi poi quando c'è stata l'occasione di fare quest'ultimo, come dire, non aspettavo altro, mi sono iscritta con grande, veramente grande soddisfazione. Questo assolutamente sì. Spero che il corso non ti abbia deluso. Assolutamente no, diciamo che è andato molto, molto oltre le aspettative, nel senso che già mi ero da sola, no, resa conto che gli argomenti e tutto ciò che c'è alla base del metodo, ma anche l'impronta del gruppo e dei professionisti che ne fanno parte, insomma, già avevo delle aspettative alte, ma devo dire che sono state non solo confermate, ma ampiamente superate. Questa è una cosa, io qua volevo, mi permetto una riflessione, giusto per distinguerci diciamo, dalla grande rete di divulgazione che c'è su Facebook, sotto tutti gli aspetti di medicina, tra virgolette, alternativa. Nel senso che cioè, ci sono moltissimi bravi professionisti che ovviamente divulgano grandi concetti, magari utilizzano anche delle piccole, diciamo, verità scientifiche per poi partire per la tangente e sparare minchiate una dietro l'altra. Nel senso che purtroppo sono cose che chi ha l'occhio tecnico, guardando come vengono scritti i post di tantissimi, tra virgolette, guru, che è una parola che non mi piace su Facebook, ma è quella giusta, cioè si vede veramente un copy delle tecniche scritte proprio non per amore della scienza o per quello che si dice, ma per altri motivi. Dopo ognuno c'è i suoi e non spetta a me. Io ovviamente non mi permetto di commentare di nessuno. Io penso a mantenere pulito il mio angolino, che è quello del gruppo del metodo Apollo, per cui ribadisco, una delle cose che a me fa molto piacere è che i professionisti che si sono uniti a noi, che sono veramente i più tecnici, i più scientifici, tra i più alti a livello scientifico che ci sono in Italia, hanno deciso di unirci a noi proprio perché hanno visto che il metodo Apollo non ha spazio per imprecisioni, cioè nel senso che tutto quello che si dice e che si fa è qualcosa che è basato solo ed esclusivamente su scienza peer review, proprio per essere sicuri che non c'è spazio per, poi magari c'è qualche intuizione, c'è qualche cosa in cui gli studi si usano in maniera, però qui non c'è spazio per il cazzeggio, cioè le cose che vengono dette, che vengono divulgate, sono assolutamente iperscientifiche. Non so se ti sei accorta di questa differenza, Claudia. Assolutamente, guarda, diciamo che in giro se ne vedono veramente di tutti i tipi, sia cose proprio, no, campate per aria, sia cose per carità che hanno delle, come dire, anche valide, però quello che secondo me caratterizza proprio questo, il gruppo, il metodo, è veramente questo rigore scientifico. Non c'è una cosa che viene detta e che non abbia delle basi scientifiche ampiamente dimostrate, e questo penso che sia poi alla base, no, di ogni di quello che dovrebbe fare ogni professionista, cioè qualsiasi cosa uno va ad applicare, a scegliere, a decidere di fare, dovrebbe avere un supporto scientifico. Tra l'altro, Cioè, che... deve essere una dimostrazione del meccanismo utilizzato. Sì, esatto. Tra l'altro, anche perché è poi il modo che ti permette di dare anche delle spiegazioni, di dare dei perché, perché se a un paziente gli dici fai questo, fai quest'altro, soprattutto quando gli chiedi di fare delle cose anche un pochino complicate, ovviamente se non le motivi e non gli dai delle basi veramente, non dico devi dare una spiegazione iperscientifica, però se non gli dai delle No. motivazioni per cui capiscono. Devi farlo ragionare, però è la cosa estremamente importante che il paziente ragioni con te sul perché delle scelte, perché è quello che Esatto. poi fa capire che non siamo dei masochisti o dei sadici che vogliamo far soffrire la gente per lasciarli senza la pasta al forno. Cioè, c'è un preciso motivo per cui vengono fatte delle scelte e c'è un preciso motivo per cui il metodo ha deciso nel tempo di diventare anche più elastico e meno rigido dal punto di vista alimentare, perché l'approccio che paga di più è quello di una certa elasticità, ovviamente su dove si può,
non, dove non si può, e poi se i risultati non arrivano, pian piano stringere, nel senso che alla fine si è visto in maniera pragmatica che è il metodo migliore, che non ha senso partire iperrigidi, perché questo significa che nessuno poi, vedendo uno scoglio di eccessiva rigidità, decide di intraprenderlo, ma è meglio cominciare e vedere come va e poi casomai ridurre il tempo, nel senso che cioè, l'approccio è estremamente, estremamente importante e questo insomma i professionisti nostri vengono tutti ben addestrati a capire questo concetto. Sì. Tante volte, per esempio, succede che il paziente, no, magari all'inizio, ok, parte carico, poi per vari motivi che a volte sono sociali o di debolezza personale, oppure perché c'è magari un peggioramento di una situazione che invece era migliorata, allora no, tende a tornare un pochino indietro e quindi ridare. Diciamo le spiegazioni, rifare i ragionamenti, rimettere, no, tutte le basi, può essere veramente un modo utile per ridargli la motivazione, no? Per cui bisogna fare certe scelte e certe, se vogliamo, anche limitazioni. Però ecco, avere la consapevolezza di quello che si sta facendo e il perché sicuramente sono due cose che aiutano moltissimo nel fare poi la scelta, no? E nel riuscire a essere anche perseveranti. La cosa poi ti dico che veramente ho notato al corso è stata che gli argomenti toccati sono stati di una profondità e di un livello scientifico veramente elevatissimo. Forse non mi aspettavo tanto, diciamo così, ma la cosa bella è che sono uscita da questo corso con veramente un'apertura, cioè come se mi avesse aperto la mente su moltissime altre cose, perché poi moltissimi, forse tutti i concetti che abbiamo trattato, ma così come quelli dei corsi precedenti, si applicano in realtà a tantissime altre situazioni, per cui, non so, si parla di infiammazione, si è parlato di endotelio, si parla so, di glicemia, per dire, ecco, sono tutte cose che uno poi riesce a portare nella propria professione, ma veramente a 360 gradi. Quindi questa cosa mi è piaciuta perché non è solo che è una cosa, come dire, settoriale, ma in realtà ci sono dei concetti talmente importanti, talmente validi da un punto di vista scientifico che si applicano a tantissime altre situazioni. Ecco, noi infatti abbiamo, cioè, se tu hai notato, noi è vero che ci occupiamo di psoriasi, cioè il metodo Apollo è dedicato alla patologia dermatologica e per competenza abbiamo sempre deciso di restringere i trattamenti a psoriasi, artrite psoriasica e dermatite atopica, che sono le tre patologie che conosciamo meglio. Però è ovvio che, visto che per andare dietro a quello occorre conoscere bene i meccanismi della disbiosi, degli eutiroidi, dei distiroidismi, delle anomalie surrenali. Ovviamente occorre imparare a stare dietro i surreni, stare dietro i tiroidi, stare dietro la disbiosi, quindi pian piano tutti i concetti che si imparano si applicano in generale a moltissime patologie, soprattutto le patologie croniche, si applicano benissimo a tante patologie, per cui obiettivamente, cioè, per quanto chi viene ai corsi si rende conto di come effettivamente tutti i tasselli che vengono dati poi si incastrano nel puzzle del seguire un paziente a 360 gradi. Sì, anche questo veramente come dici tu, tutti sono tanti tasselli, no, che si mettono insieme, quindi non c'è il concentrarsi solo su un aspetto o su un dettaglio, se vogliamo, ma tutto è concatenato e questo è poi quello che diciamo è l'ottica che mi piace applicare quando ho un paziente di fronte, cercare di guardare tutta la sua complessità, tutta la sua interezza, quindi non solo la patologia o non so, il sovrappeso, ma veramente guardarlo a 360 gradi, nell'ottica di diciamo nell'ottica funzionale, no? Della medicina funzionale, quindi per farlo star meglio in tutto e per tutto. E devo dire che tante volte le persone arrivano, non hanno nemmeno questa consapevolezza, magari arrivano perché, che ne so, vogliono dimagrire e nemmeno sanno esattamente cos'altro hanno, diciamo, no? A livello di patologie, di problemi. Per cui poi quando invece uno congiunge tutti i puntini e magari gli fai notare che, no? Ci sono tante cose su cui lavorare, tante cose da mettere insieme, vedi che anche a loro in realtà si apre un mondo perché tante volte, no, non ci si aspetta di andare da un nutrizionista e sentire tutti questi discorsi, no? Pensi solo alla dieta, alle calorie,
così un discorso molto più Infatti, restrittivo. nella nostra idea del biologo nutrizionista ideale, il biologo nutrizionista ideale è il lifestyle coach, cioè la persona che si occupa di ottimizzare, di seguire lo stile di vita in maniera completa, a 360 gradi. Questa è la mia visione, dove ovviamente nutrizione magari ci mette quel quid sull'attività fisica, su tutti gli altri aspetti della vita della persona che consentono di poter ottimizzare il suo metabolismo, la sua energia e quella che è la sua qualità di vita. E ci teniamo ad avere dei biologi nutrizionisti che hanno degli ottimi elementi di patologia in maniera tale che possano capire anche il pensiero del medico e possano interfacciarsi come professionisti di pari livello con la figura medica, che è quello che effettivamente noi ci aspettiamo nel 2022, cioè nel senso che sono due figure, quella del medico e quella del nutrizionista, assolutamente complementari, che io non riesco a vedere su due piani di altezza separati, ma hanno proprio un ruolo in cui magari il medico dal punto di vista clinico, diagnostico e farmacologico, anche se ovviamente io mi aspetto, cioè, di vedere medici sempre più attenti al lifestyle, alla prevenzione e non siano solamente prescrittori di farmaci, ma le due figure insieme collaborano in maniera ideale per poter cercare di fare quello che ci interessa, cioè il meglio per la persona. Sì, poi guarda, credo che ecco, le cose stiano già un po' cambiando in questo senso, in positivo, per fortuna, perché ti parlo già di, non so, magari 4-5 anni fa, quindi neanche tantissimo, però c'era molta più, come dire, proprio separazione, no, delle varie figure. Adesso invece vedo che c'è. Mi capita insomma sempre più spesso, è quello che cerco di fare anch'io, insomma, di collaborare con medici, di confrontarmi, di fare un lavoro di squadra, perché è inutile che io lavoro per conto mio, il medico per conto suo, anche perché tante volte non c'è niente da fare, il paziente arriva con una cosa che gli ha detto il medico, è difficile. Come dire, integrarla o non dico modificarla, ma insomma Ma integrarla è la collaborare, parola giusta, no? assolutamente. Ecco, integrarla se non c'è poi la collaborazione tra le due figure, perché giustamente il paziente nemmeno è abituato a questo tipo di collaborazione. Però le cose, dicevo, secondo me stanno cambiando, perché Ma c'è noi dobbiamo sempre infatti più. vedere come vogliamo il sistema tra 5 o 10 anni, cioè nel senso che Sì. si gettano le basi per andare verso la direzione che a noi piace. Cioè, se tu pensi che già 10 anni fa parlare con un qualsiasi dermatologo, qualsiasi medico del metodo Apollo voleva dire esserci, avere qualcuno che ti rideva in faccia, adesso molti dermatologi prendono molto seriamente la cosa, appunto tale che dicono sì, seguitelo pure. Cioè, le cose, purtroppo, il mondo della medicina è un mondo, lo dico da medico, cioè è un mondo molto statico, nel senso che delle abitudini, delle tradizioni, tra virgolette, vale la regola del si è fatto così, si è sempre fatto così, punto. Quindi c'è poca permeabilità nei confronti di novità, nei confronti anche del confrontarsi con altri colleghi. È molto più facile liquidare le cose che non si capiscono con tanto sono due cazzate, cioè di solito quello che senti dire è quello. Però a una certa chi ci fa una figuraccia è purtroppo il medico, perché se io ti ho messo davanti gli studi peer review che ti spiegano le cose, ti fanno vedere il meccanismo, se tu ignori la cosa, sei tu che ignori la cosa, non sono io che mi devo sentire in colpa. Cioè, quindi obiettivamente le cose cambiano. Io vedo soprattutto che i medici giovani, che non sono, diciamo, i medici pensionandi, ma i medici giovani sono molto più aperti a questo tipo di alternative, che sono vincenti per loro tanto quanto lo sono per noi, tanto quanto lo sono per il paziente. Perché insomma l'obiettivo è che più le persone stanno bene anche senza usare i farmaci, più il sistema sanitario nazionale risparmia, meglio andiamo tutti quanti, più una persona ovviamente ha tutti i benefici di qualcosa senza avere gli effetti collaterali, per cui cioè, lo stile di vita conta tanto quanto, se non di più, la terapia farmacologica dal punto di vista della malattia cronica. Sì, guarda, Quindi questo è un po' è. sì, ti dico, questo è un caso, è un esempio che mi è capitato proprio recentemente di una paziente con la quale sto applicando il metodo Apollo e lei mi ha detto che il suo medico, quando insomma, ci ha parlato perché aveva qualche disturbo così, le ha detto, ma che cosa mangi? Lei le ha detto più o meno quello che mangiava e lei, beh, ma mangia un po' di legumi perché per il ferro vanno bene i legumi. Non è Quindi, assolutamente vero. oltre al fatto che la signora, insomma, ha tutta una serie di altre problematiche, però ecco, di fronte a una cosa del genere, capito, ti trovi, non dico Ma è così. spiazzata, ma È dici così. ok, ricominciamo da capo.
Cosa che a me, questo, il ferro nei legumi è il ferro forse meno assorbibile che esiste, per cui obiettivamente non ha proprio, cioè il ferro migliore, se dovessi dare un consiglio a qualcuno, è il ferro M, cioè nel senso che quello è il ferro fatto per noi umani, già legato, già pronto, è legato a tutta la struttura di accompagnamento, passa l'intestino senza nemmeno passare per le sue sostituzioni, viene assorbito tal quale, meglio di così non esiste. Quindi se una persona è scarsa in ferro, quale sarà l'alimento migliore? Esatto, la carne direi, no? Che sia bella Perché, rossa anche, nel senso ecco, che quel rosso è proprio la mioglobina, cioè la proteina che in un muscolo contiene il ferro e quindi contiene l'eme. Per cui obiettivamente il ferro vegetale purtroppo non c'è, non è dato, non è pervenuto dal punto di vista dell'assorbibilità. sì, per cui ecco, questo è solo un esempio, ma insomma ce ne sono diversi. Poi per carità ci sono anche i casi invece in cui riesci a collaborare, il medico anzi si interessa e apprezza e giustamente da un punto di vista scientifico capisce il razionale e quindi insomma chiaramente il lavoro che si fa in questo caso è diverso, è tutta un'altra cosa. Però piano piano secondo Sì, me cambiano le la cose, cambiano. direzione è quella. La Adesso direzione è noi ho avuto quella. la notizia oggi, a settembre, il Metodo Apollo sponsorizzerà un convegno molto grosso di Sport as Medicine che ha organizzato l'Università di Padova con la rete della medicina dello sport europeo, proprio che è un progetto estremamente importante secondo me che mette l'attività fisica come diciamo arma primaria per la prevenzione, cosa che effettivamente è, ok? Per cui questo sarà il primo evento di questo tipo che sarà una cosa estremamente importante, infatti ringrazio il caro vecchio amico Alberto Cerasari, che è il nostro medico dello sport del cuore, che ci ha introdotti in questo evento, perché effettivamente è un evento che per noi è fondamentale, cioè viene rivolto paradossalmente molto ai medici di famiglia, perché il medico di famiglia è una figura che segue il paziente lungo tutta la sua vita, per cui paradossalmente riuscire a inculcare quei concetti di corretto lifestyle, di quella corretta prevenzione è una cosa importante. Io da medico di base, per esempio, sto organizzando degli incontri con i miei pazienti dove prendo in affitto una sala qua in comune, a Cittadella, a volte il comune me lo dà anche, qui magari parliamo di prendo i diabetici, facciamo una giornata un po' una serata sul diabete, prendo i dislipidemici, si fa una serata sulla dislipidemia, cioè ovviamente gratuita per tutti, ma questa è una maniera di andare oltre a quei 10 minuti che tu hai in ambulatorio per poter spiegare le cose con un pochino di calma e fargli vedere che comunque non c'è solo la statina come soluzione, ok? Bene che c'è, però si può fare anche tanto altro. Direi una bellissima iniziativa, sia quella del convegno che mi dicevi prima, sia questa che fai tu, perché poi tante volte le persone non sanno realmente quello che devono fare, non hanno chiare le idee per niente su, come dire, su cosa devono mangiare, su cosa, su quello, il discorso dell'attività fisica, la maggior parte delle persone lo collega solo al discorso del dimagrimento, cioè dice sì, dovrei fare attività fisica per dimagrire. Invece no, l'attività fisica come strumento proprio di salute e di benessere va ben al di là del discorso dimagrimento. È E proprio poi. questione di l'attività fisica ha il suo principale driver, è quello della salute mitocondriale. Cioè, sembra una cavolata, però il fatto di avere un metabolismo efficiente che produce pochi radicali liberi con un elevato numero di mitocondri, quindi capace di produrre molto ATP, è proprio il fatto di più attività fisica si fa, più mitocondri servono, più i mitocondri si replicano e creano una grande struttura di produzione energetica. E va da sé che in un organismo in cui si produce tanta energia, le cellule sono sempre ben rifornite a livello energetico, metabolico basale, il sistema immunitario è molto più efficace perché ovviamente è ben energizzato, i neuroni funzionano meglio, il cuore funziona, i muscoli funzionano meglio e quindi più energia c'è, meglio si sta. E l'attività fisica è uno dei primissimi driver nella produzione di nuovi mitocondri. E questo sarebbe il primo livello, poi tutta la produzione di citochine che va dietro l'attività fisica cambia, per cui il metabolismo, ovvio che deve esserci un equilibrio, un'attività fisica eccessiva non è salutare Certo. per l'organismo, ma l'attività fisica adeguata, e ognuno ha un suo livello di attività fisica adeguata, dà una risposta metabolicamente estremamente vincente, al punto tale che si è visto che nel diabete cambia radicalmente l'esito, nell'osteoporosi cambia radicalmente l'esito, nelle dislipidemie cambia l'esito, nella pressione alta cambia l'esito, per cui obiettivamente si è visto che anche soggetti cardiopatici scompensati con enormi problemi cardiaci riescono ad avere benefici dal giusto allenamento piuttosto che dal riposo assoluto come una volta si faceva.
Una volta avevi avuto un infarto, no? Adesso non guardare più neanche tua moglie, perché basta che una volta che vai a letto rischi un nuovo infarto. Le cose per fortuna stanno cambiando e si spera di andare sempre verso questa direzione. Sì, forse oggi un po' il limite è che andiamo tutti troppo di fretta, no? Cioè, come dire, ormai siamo un po' travolti da questo dover fare mille cose, andare di fretta, avere tanti impegni e si perde un pochino di vista quello che poi è quello che fa bene a noi, non solo proprio alla nostra salute, ma anche che ci fa star bene e che poi ci permette di dare meglio, qualcosa di meglio di noi agli altri. E questa difficoltà nell'attività fisica è frequentissima, è Che poi pochissima. fa ridere perché tanto la difficoltà a cominciare a farla, tanto poi Sì. se tu ti guardi indietro alla fine della giornata, l'ora migliore della tua giornata era quella in cui facevi attività fisica. Sì. Cioè, tanto è difficile rompere quella resistenza e farla, tanto più invece trovi un beneficio, un benessere psicologico che dici cavolo, che bene che sono stato e che bene che sto dopo che l'ho fatta. Quindi Sì. bisogna cercare di concentrarsi sull'outcome e meno sulla fatica mentale di cominciare, perché dopo quando si parte si va. Sì, che poi è anche un po' quello che diciamo, si fa con l'approccio nutrizionale alla fine, no? Del metodo Apollo. Quindi invece di pensare alla fatica che uno deve fare per cambiare o per togliere determinati alimenti, pensare invece al benessere, al perché uno fa determinate scelte, al perché mangi delle cose e non ne mangi altre. E pensare al miglioramento che così piano piano apporti al tuo corpo, quindi guardare noi in positivo, e invece uno pensa sempre a oddio, adesso che fatica, oddio, ora cosa devo andare a togliere. Ma questo è tipico della nostra mente, come diceva Osho, la mente mente, cioè nel senso che obiettivamente la nostra mente cerca di fare il possibile per non cambiare lo status quo, Sì. cioè e tutto quello che diciamo è inerziale, tutto quello, è come un volano, no? Che all'inizio farli prendere velocità è difficile, però dopo, quando prende velocità Sì. la mantiene con poca fatica, però all'inizio girare quella manovella per cominciare a far quadrare le cose è difficile, però insomma. Poi chi lo fa che ha il coraggio di girare quella manovella, poi non torna più Sì. indietro. Poi non torna più Eh indietro, sì, è così. Beh, verissimo, verissimo. insomma, anche stasera è venuta fuori una chiacchierata molto bella, secondo me. Alla fine, Sì. a me piacciono queste presentazioni perché, oltre, ovviamente, bellissimo che vi presentate, ma a me queste riflessioni fatte insieme danno molto l'idea di chi siete, di come la pensate, dell'approccio che avete. E vedo che alla fine siete arrivati qui nella nostra famiglia di Metodo Apollo, perché bene o male abbiamo tutti una linea di pensiero abbastanza simile. L'augurio che ci facciamo è quella che veramente goccia cinese su goccia cinese su goccia cinese, pian piano le cose cambino. Io in questi 13 anni, 12 anni ormai che abbiamo cominciato, le cose le ho viste cambiare nettamente e anzi, paradossalmente negli ultimi 3 anni ancora più velocemente, perché noi sappiamo che comincia piano 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 piano, piano poi la curva aumenta, poi raggiunta, poi Sì. esplode, non te ne rendi neanche conto. Quindi io sono convinto che i prossimi 2 o 3 anni saranno quelli veramente più belli e cruciali, e sono contento di avere intorno una squadra talmente meravigliosa che so che sono le persone giuste che ci aiuteranno a fare questo salto che ormai sta arrivando, lo sento nell'aria. Noi continueremo sempre su questa linea dove il lavoro di squadra verrà sempre prima del lavoro dei singoli, in cui non ci sono guru qua, ma ci sono persone che si impegnano a studiare, ricercare e condividere le informazioni senza secondi fini, senza che vengano date informazioni a metà per chissà quali, per le altre tenute nascoste. Qua non ci sono segreti, le informazioni vengono date tutte, cioè nel senso che le persone che ci sono dietro sono persone, come vedete, estremamente pulite, trasparenti e iperaffidabili, per cui affidatevi, perché veramente sono persone rare e in questo mondo ha bisogno di questo livello di persone. Guarda, mi trovi pienamente d'accordo, sono sicura e spero veramente che ci sia questa crescita esponenziale. La cosa proprio bella, secondo me, è veramente questo essere una squadra e ora io, ecco, sono entrata adesso, ma veramente mi sento onorata, ma fortunata a far parte di una squadra così, perché avere dei colleghi con cui potersi tranquillamente confrontare e come dici tu, c'è anche uno scambio, no? Scambio che sia di esperienze, di studi, di conoscenze. Penso che poi sia la cosa che più funziona e che più arricchisce sia umanamente, ma sia a livello ecco, proprio professionale. Quindi questa è una cosa veramente. E il fatto di essere una squadra poi toglie ogni, come dire, strana competizione, anzi, magari No, arricchisce il lavoro di ciascuno. Quindi è un modo, anzi, per
migliorarsi sempre. No, questo Quindi è lo step. sicuramente. Sempre noi, effettivamente, come metodo Apollo, potremmo rubare un po' il logo al CrossFit e dire che noi, Forging Elite Doctors, nel senso che abbiamo veramente, cioè, oltre che sono le persone che sono arrivate, sono già veramente l'elite dei nutrizionisti italiani. Noi cerchiamo sempre di portarli uno step sempre più in là, cioè, nel senso che cerchiamo veramente di creare dei professionisti iper avanti e insomma onestamente mi sento anche fiducioso che abbiamo già fatto un ottimo lavoro, ancora il meglio deve arrivare, ma intanto le impostazioni sono già ottime. Sì, poi diciamo che ci avete messo anche abbastanza alla prova, per cui Non diciamo c'è, che qua non il c'è niente di materiale. regolato. No, assolutamente no. Infatti ci pensavo oggi pomeriggio, pensando alla diretta di stasera, dico certo, mi sembra di essere tornata, no, magari ai tempi dell'università, quando ovviamente questo soprattutto quando ho preparato l'esame, che stavi lì le ore dopo cena, prendevi appunti, veramente a un livello poi insomma molto che richiede una concentrazione, un'energia di studio veramente elevati, però poi alla fine la cosa bella è quella, no? Perché le cose più sudate sono quelle che in realtà ti danno di più, no? A livello di Certo, le cose regalate soddisfazione, non danno sempre, soddisfazione. assolutamente, Cioè, guarda, noi siamo, assolutamente. abbiamo, c'è gente che ci sono persone, soprattutto quelli che non sono passati, che ci dicono che siamo degli stronzi. Può essere, ok, non è questo. La realtà dei fatti è che noi abbiamo aspettative elevate, ma siamo estremamente giusti e meritocratici, cioè nel senso che noi diamo tutte le stesse possibilità, tutto è estremamente trasparente, il livello è alto, c'è difficoltà, nessuno dice che le cose vengono date facilmente. Però le possibilità ci sono per tutti, cioè se non si passa è perché ad oggi non c'era la preparazione necessaria, ma questo non vuol dire che magari tra un anno, tra Certo. 6 mesi uno possa recuperare, farcela, cioè nessun no è definitivo. Si tratta semplicemente di arrivare al livello di competenza necessario, che è alto, ma con il giusto impegno raggiungibile. Sì. Ma guarda, la mia felicità quando è arrivata quella mail, veramente, penso che è uno di quei momenti storici, no? Catartici, Sì, esatto, da cacciare un urlo. decisamente sì. No, no. Insomma. Io ti faccio i complimenti per essere entrato in squadra, per l'esame su Prof, li Grazie. faccio di persona, visto che ci vediamo, ma soprattutto ti faccio i complimenti per come sei e per il tuo atteggiamento, che è quello che a Grazie. noi piace tantissimo dei nostri collaboratori. Grazie veramente. Grazie a voi proprio che ci siete, veramente. Grazie a voi che avete dato vita a una famiglia, perché se no prima eravamo io, Federica e pochi altri, adesso cominciamo a essere una bella famiglia, bella, bella numerosa, e questo ci rende ancora più interessanti, ancora più. Sì. Ma dopo alla fine è giusto quando comunque una persona si avvicina e vede tutti i biologi tra i più bravi d'Italia, tutti che fanno parte, insomma, comunque si denota un grande livello di serietà, cosa che ad oggi serve, cioè nel senso che ad oggi, soprattutto nel mondo, tra virgolette, la divulgazione via Facebook, la serietà non è la prima cosa che si vede. E noi ci teniamo a dare invece un'idea di quello che siamo, cioè tutte persone iper serie, iper preparate e che ovviamente fanno il meglio per i loro pazienti. Sì, per fortuna. Ma questo traspare, guarda, traspare da tutto quello che fate, dai messaggi che scrivete, le risposte che date, e dalla filosofia in generale proprio del gruppo. Quindi veramente su questo penso che non possiamo dire niente, ecco, se non che veramente c'è una grande serietà umana e scientifica alla base che è una garanzia. Ah sì, perché poi la garanzia te la dà altri scienziati che valutano quello che fai e trovano il lavoro ottimo. Ah, Tanto è certo. vero che noi, infatti, devo dire la verità, cioè la maggior parte dei nutrizionisti che sono con noi sono tutti ex ricercatori, nel senso che Ecco. è tutta gente come te che è abituata alla ricerca scientifica, che sa andare oltre alle linee guida, e sa andare direttamente sui paper, sui meccanismi, su queste cosettine qua. Beh, ora di terza, Claudia, 33 minuti, eh. 33 minuti, bene, vai. Volato. Volato, sì. Una Allora, io mi chiacchierata fermerei qua piacevolissima. perché sennò poi rischiamo che diventi lunga e Va non bene, noiosa, va. ma lunga. Poi le persone dopo la mezz'ora vedo che perdono interesse e non lo seguono più. Certo. Per cui io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, che mi hai dedicato, ma è stato Grazie a un contatto te. preziosissimo. E ti saluto, e ovviamente sono a tua disposizione per qualsiasi dubbio, domanda o qualsiasi cosa io possa esserti utile. Una buona Grazie. serata a tutti e vi avviso che tra un minuto metto il post perché dobbiamo organizzare la cena per festeggiare la venuta di Cardillo al nord. Per cui ve lo dico con anticipo, ma adesso metto il post, per cui preparatevi.
bello. Un abbraccio, buona Grazie serata, Paolo. buona serata Claudia, buona serata Arrivederci a a tutti, tutti. buona serata.